E buonasera e bentornati con il quarto appuntamento con la Supercoppa Euroamericana. Questo è il bracket, il tabellone della fase finale con la Juve che ripesca dopo nei gironi anche nella fase di eliminazione diretta l'Arsenal, l'Argentina. Poi abbiamo River Plate, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Boca Juniors e Independiente Barcelona. Giusto per una questione di statistica, Dybala guida la classifica assist con Douglas Costa e Arthur che seguono subito dopo insieme a Bruno Henrique, Draxler e Verratti, mentre invece la classifica gol in questo momento è attualmente dominata da Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ricordiamo, è partita secca, tutte partite secche. Io direi che si può assolutamente cominciare questo quarto di finale, partita secca. L'unica cosa che rimetto ancora la maglia che ho usato all'esordio nel girone, ricordiamo che la Juve ha vinto 2-1 col Paris, non col Paris Saint-Germain, proprio col Paris Football Club, ha vinto 5-0 con l'Arsenal e 4-0 con la Red Bull Bragantino. E adesso ci troviamo ai quarti di finale ancora contro l'Arsenal per tentare di arrivare tra le prime quattro della competizione. Interessante come ci siano tutte sfide tra squadre europee e sudamericane. C'è la possibilità di vedere tutte squadre sudamericane o tutte squadre europee al turno successivo. Gioca ovviamente in campo neutro all'Emirates Stadium, Juventus Arsenal FC, squadra argentina, ed è iniziata. E subito la Juve che prova a manovrare, ovviamente. Palla per Douglas Costa, gran palla questa per Bentancur che riesce ad allungarsi e mettere in mezzo Gagliardo. Non si fa problemi, chiaramente l'Arsenal dovrà fare molto di più di quanto fatto nella partita del girone dove ne è uscita veramente malissimo, un 4-0, un 5-0 davvero senza mai storia. Juve che dopo l'avvio un po' anche scioccante col Paris Football Club, perché parlando comunque di una squadra di Serie B francese, eppure ha messo in difficoltà la squadra bianconera, si è ripresa alla grandissima. Subito Ronaldo che prova, si gira e trova un gol pazzesco! Mamma mia, che gol di Ronaldo! 13 minuti, la sblocca CR7 con un gol davvero fantasmagorico. Juventus 1, Arsenal 0, che gol ha fatto Cristiano Ronaldo, guardate Douglas Costa, bella giocata, passaggio, ma guardate Ronaldo si gira e calcia senza guardare, senza perdere tempo, ed è un grandissimo gol, settimo gol per lui in questa competizione. È veramente gol pesantissimo, subito in canala, in una certa direzione la partita, era quello che ci voleva. Ramsey, Dybala prova a cercare Ronaldo, ma Hitzcabal lo ferma, poi attenzione, rischia qua tantissimo. Attenzione perché la Juve continua a pressare. È iniziata bene la partita per la Juve, tra l'altro sbloccando anche nella fase finale di questa competizione il giocatore più forte, più rappresentativo, uno dei migliori giocatori del mondo. C'è una buona giocata qua dell'Arsenal, però che fa girare bene il pallone, attenzione perché però sbaglia clamorosamente l'Arsenal, attenzione, mette da sola in movimento Costa che riesce a darla a Ronaldo, che lo stop di Ronaldo è preciso. Ronaldo tira ancora, palla fuori. Poteva anche forse darla a Dybala, ma Ronaldo è così. Quando vede la porta calcia e spesso fa male. Che errore dell'Arsenal, aveva fatto un buon giro palla, ma sul più bello si è completamente inceppata. Douglas Costa riesce a vedere Dybala. Attenzione a Dybala, la Hoja, la Hoja, la Hoja! Palla fuori. Bella la giocata per smarcarsi, ma tiro troppo sull'esterno. Rinvio di Gagliardo. 35 minuti, 1-0 Juve. Arthur appoggia per Ramsey. Sbaglia l'appoggio, Ramsey mette in movimento, attenzione Gimenez. Gimenez il tiro! Szczęsny! Ma che errore quello di Arthur, ha messo, di Ramsey, scusate, ha messo completamente in porta. Qua l'Arsenal ha rischiato la Juve. Ronaldo trova Douglas Costa, deve provare a metterla in mezzo, sbaglia tutto Douglas Costa, ma attenzione che arriva Alessandro, intanto è arrivato Ronaldo. Da Alessandro lo serve, Cristiano Ronaldo 2-0. No, fuori gioco, attenzione, ha annullato il gol di Ronaldo, ha annullato il gol di Ronaldo. Era perfetto il cross di Alessandro.
È stato bellissimo il colpo di testa di Ronaldo, sarebbe stato pesantissimo, guardate, di una punta del piede incredibile, di pochissimo il fuorigioco, sarebbe stato pesantissimo andare a riposo avanti di due gol. Non troppo convinto Ronaldo, come abbiamo visto dal replay, il fuorigioco è veramente millimetrico. Finisce primo tempo, dunque solo 1-0. Annullato il 2-0. Dove forse veramente incanalato la partita in maniera decisiva. Mendes, Igarzabal, Pereira, gira palla all'Arsenal, Papa, Pereira, Igarzabal, rinvio, Chiellini torna sul pallone, Arthur si gira e l'appoggia, Ronaldo. Buona idea per Douglas Costa, pensando che Douglas Costa è veloce e non c'è nessuno. Douglas Costa tira! Bella il riflesso del portiere, ha provato a sorprenderlo Douglas Costa. Gallardo mette in angolo, attenzione al calcio d'angolo che batte Betancourt, il pallone gira, non è neanche male! La palla finisce in rete, stavolta il gol di Ronaldo! Non si può annullare perché è regolarissimo, la Juventus ha raddoppiato e forse ha ipotecato il passaggio in semifinale. Grandissimo gol di Ronaldo da calcio d'angolo, la schiacciata con una precisione mostruosa. Pallone per il portiere di una difficoltà mostre, perché schiacciato a terra si alza all'improvviso e Ronaldo fa doppietta. È già l'ottavo gol per Cristiano Ronaldo in questa competizione. Se c'è una rimessa laterale per l'Arsenal quando siamo giunti al 56esimo. Juve che ha iniziato male difensivamente col gol preso dal Parì, ma poi finora molto bene qua, bella la chiusura però difensiva su Douglas Costa. Scaldani però c'è un ottimo Chiellini, palla che arriva a De Ligt, Ramsey per Dybala prova a lanciare ancora Ronaldo, l'idea non era neanche male, ottima la chiusura ancora difensiva. Pereira, Mendes, Piovi, Chiellini, stoppa lì, colpo di testa all'indietro, facile per Szczęsny, ovviamente il risultato che alla Juve va bene adesso, due gol sono sufficienti per rallentare perlomeno il ritmo offensivo e evitare di perdere alcuni tipi di palloni che possono diventare pericolosi. Cos'è Dybala che può tirare? Cajardo, tiro di Dybala non certo irreprensibile qua. Papà. Altra palla recuperata dalla Juve con Ramsey per Dybala, non è una brutta idea, attenzione Dybala ce l'ha sul destro però che non è il suo piede, il cross non è neanche del tutto male per Costa, Ronaldo, e che gol ha fatto Cristiano Ronaldo, che gol ha fatto Cristiano Ronaldo, 3-0, tripletta di Cristiano Ronaldo, 9 gol in questo torneo strepitoso, questo in particolare in mezza rovesciata fantasmagorico, bella tutta l'azione, Ramsey, Dybala che comunque fa un cross abbastanza buono di destro, fantastica la sponda di Costa, ma meraviglioso il gol di Ronaldo, davvero 3-0, risultato abbastanza netto, abbastanza pesante per l'Arsenal adesso. Juve che domina la scena in questo quarto di finale, attenzione Igarzabal rischia di perdere un pallone, poi ne esce fuori abbastanza bene alla fine, limitando i danni che però poi Arthur rende ancora grandi perché ha recuperato palla, allora Dybala in mezzo a tre, forse c'è fallo, la palla c'è ancora Ronaldo, era da Dybala ancora sul sinistro, Dybala, gran giocata, Dybala, palla fuori, anche qua Dybala, tanti dribbling, ma poteva sicuramente piazzarla meglio. 87 minuti, ormai l'Arsenal è palesemente uscito dalla partita, la Juve ha dominato anche oggi la scena. Bentancur, Alexandro, palla lunga a cercare Douglas Costa. Douglas Costa gira benissimo per Arthur, vediamo se Arthur arriva. Sì, Arthur arriva anche bene. Arthur, gran giocata! Ed è forse calcio di punizione, anzi, senza forse, fallo su Arthur. Attenzione perché andava in porta, credo che un cartellino possa anche scattare, no? Solo richiamo verbale, mi sembra anche giusto, non mi sembrava un intervento cattivo. E punizione Juve adesso con Dybala che cercherà una carezza più che altro, vediamo Dybala che batte, barriera, proprio
Ancora palla per Dybala che calcia al volo, c'è una direzione che la rende ancora più fiacca, è facile parata di Gajardo. Finisce qui, la Juve supera 3-0 l'Arsenal ed è in semifinale della Supercoppa Euroamericana. Adesso vediamo le statistiche prima di salutarci, come sempre. Come sempre vedete, tiri in porta 10-6 per la Juve, solo 1 per l'Arsenal, dominio anche oggi della Juve che ha dimostrato senza dubbio di essere superiore, ovviamente 8,5 Ronaldo e altri voti abbastanza su e giù, ma assolutamente una super Juve anche oggi, secondo me oggi ha giocato veramente bene. E ragazzi, a me non resta che darvi appuntamento con la prossima puntata di questa rubrica, saranno le semifinali, andremo a vedere contro chi andremo a giocare. Ciao a tutti!